Apriamo questo appuntamento di The Flight di oggi con i Maneskin, con Mamma Mia, ma proprio con i Maneskin qua in studio con noi. Ragazzi, benvenuti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Bentornati in Italia, finalmente. Grazie. Che si dice? Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Beh, da dove arrivate innanzitutto? Da quale parte del mondo? Allora, stranamente da Roma, però siamo stati solo 24 ore e arriviamo da Berlino in realtà. Eh sì, perché proprio a Berlino avete fatto, no, il listening party di questa canzone e anche un po' di conferenza stampa, giusto? Esatto. Per listening party, scusate, si intende che voi suonate o sentite insieme ad altri fan la canzone? No, noi abbiamo suonato il pezzo live in un locale di Berlino e nel frattempo erano collegati tutti gli altri locali in giro per l'Europa e non. Wow! Prima di addentrarci nelle specifiche di questo nuovo singolo Mamma Mia, vi abbiamo lasciati con la vittoria del Festival di Sanremo con Zitte Buoni. Primo posto all'Eurovision, dopodiché diventate ufficialmente internazionali. Che è successo? Raccontateci un po'. Cos'è accaduto nelle vostre vite in questo periodo? Un sacco di cose. Non sappiamo neanche noi. È successo che abbiamo cominciato a piacere a un sacco di gente. A noi piacevate già da prima, eh? Questo è vero. No, è cambiato che quello che facevamo qui in Italia adesso lo facciamo in giro per l'Europa e per il mondo. Siamo molto contenti, anche se molto stanchi. Esatto. Penso si veda. Però sì, è tutto semplicemente un po' più grande. La pioggia è lo stesso. Tra l'altro avete tutti quanti la cravatta, siete molto eleganti. Sembra a normal day at the office. Cioè è diventato un lavoro. Esatto. Vi tocca a me quello. Anche quello. Stile. Beh, allora, parlavamo prima della vittoria, prima al Festival di Sanremo e all'Eurovision. Che effetto ha fatto suonare questa canzone di fronte alla Torre Eiffel invece una ventina di giorni fa? Quello è stato veramente tanto. Eclatante, sì, a tutti gli effetti. Sì, poi suonare davanti a così tante persone è stato veramente incredibile. Cioè, c'era proprio delle belle vibe, è stato fighissimo. Sì, ma poi anche per l'evento in sé comunque trattava di argomenti anche piuttosto importanti, no? Sì. Quindi, certo, il Global Citizen, no? Il Global Citizen. Certo. Beh, ci ascoltiamo allora, quindi Zitti e Buoni, i Maneskin qui in The Flight. Signore e signori, i vincitori dell'Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni, i Maneskin. Ciao. Fa ancora effetto sentirlo, perlomeno rivivere. Giovane che si sente dentro, fuori di te, si sente diverso dagli altri e in qualche modo l'avete fatto sentire parte di un collettivo, mettiamolo così, o che qualcuno da distante li capisse. Avete mai provato, immagino di sì, provato voi stessi questa sensazione? Sì, cioè a volte i fan ci dicono appunto che si sentono molto rappresentati dalla nostra musica e questo a noi fa molto effetto perché appunto accorgersi che parlare di quello che succede a noi nelle nostre vite poi fa star bene anche altre persone è forse il risultato più grande che si possa raggiungere con la musica, poi, no? Sì. Parlando di musica, parliamo per il motivo, no, per cui siete qui in studio da noi oggi, ovvero il vostro nuovo singolo Mamma Mia, che è uscito l'8 ottobre. Di che parla questa canzone, ragazzi? Di tante cose. Parla dell'esperienza che stavamo vivendo in quel momento. L'abbiamo scritta subito dopo l'Eurovision. Quindi eravamo molto divertiti e spensierati, paradossalmente. Quindi abbiamo voluto fare un pezzo molto leggero e abbiamo voluto fare un po' di ironia su quello che è lo stereotipo dell'italiano all'estero e anche su come la gente aveva cominciato a vederci, perché insomma, appunto, essendo un prodotto nuovo per l'estero, la gente ha cominciato subito a dare giudizi eccetera eccetera, e noi insomma ci abbiamo riso su, anche se poi per la verità siete molto lontani dallo stereotipo. Sì, appunto, appunto per questo molti hanno proprio iniziato a sottolineare l'italianità, no? Esatto. Quindi ci abbiamo voluto giocare un po' sopra. Beh, è una canzone, vero, come dicevi tu Damiano, molto divertente, molto autoironica, anche forse la prima volta, una delle prime volte che siete stati così tanto autoironici. Sì, sì. Siamo diventati simpatici. Esatto. Però poi è nata in poco tempo, giusto? Sì, molto poco. Sì, in pochi giorni. Proprio di pancia, proprio super distinto. Infatti quando è così capisci che sta andando nella direzione giusta. Ma all'inizio dei live lo dite ancora, hey yo, this is Maneskin? Sì, sì. All'inizio degli ID anche. Anche degli ID, soprattutto. Lo potete dire anche ora, vi prego. Dobbiamo metterci d'accordo. Uno, due, tre. Hey yo, this is Maneskin. Perché adesso bisogna dirlo bene. Maneskin. Chosen dei Maneskin qui su RTL 105 in The Flight. Ragazzi, questa canzone ci ha riportati alla vostra primissima audition proprio a X Factor. Sì, no? Infatti è bello rivedere il video a distanza. Sì. Super divertente. Ma vi capita mai di riguardare invece proprio il video di quel
di quell'audition la primissima volta. Ogni tanto capita perché sì, sui fan club correlati di YouTube la ripostano, ogni tanto sì, io mai riguardo. Ma poi un po' di nostalgia. Voi siete realmente tra quegli artisti che sono nelle canzoni, tante volte si dice, specialmente tra i rapper nati dalla strada, voi veramente siete, avete cominciato dalle strade noi per davvero, di noi Roma, abbiamo la street credibility quella vera. Più 100 punti. Ecco, ma che cosa vi devi dire per esempio a tutti quei giovani che vogliono far musica e sperano un domani di poter vivere di musica partendo dalla strada? Di avere le idee chiare e di capire che se vogliono intraprendere questa strada è una strada difficile e tortuosa. Esatto, e poi anche creare il proprio sound sicuramente, cioè è importante avere un'identità ben stabilita, soprattutto nella scena di oggi che è tanto vasta ed è difficile molto emergere, cioè sperimentare tanto. E può essere coerente. Esatto, appunto, sì, assolutamente. E anche un pizzico di fortuna che non fa mai male. Quella assolutamente sì. No. Come poi te la giochi, che fa? Esatto, bisogna solo saperla cogliere. Ma noi siamo oggi l'11 ottobre 2021. Quando è l'ultima volta che avete suonato in strada, davvero? Se andiamo indietro 2015, nel 2015 mi sembra. Allora, no, l'ultima volta che abbiamo suonato in strada è stata la presentazione di Torna a casa. Ah, è vero, vero. Quindi era 2016. No, dopo 2016. Era 2018 ed era. Aiutatemi. Dov'era il posto? No, il 2018. Mese. Ah, il mese non mi ricordo. Però, vabbè, sì. Primavera, dai. Autunno, primavera, autunno. Mi saluto. Ottobre. Dai, il mese non lo so. Ottobre. Tre anni quindi, precisi, praticamente. Tre anni precisi. Da passare dalla strada a, come dire, al Global Citizen, a essere ospiti di un talk show in Russia, poi chissà dove stiamo andando. È una roba. In tre anni niente male, ecco. È una roba. Complimenti davvero. 378-378-1025 è il numero per i vostri messaggi. Innanzitutto grazie per averci riportato anche le persone fuori dalla radio. È perché vero. Era un po' che non succedeva e questo è davvero bellissimo. Sono tutti urlanti in attesa di potervi incontrare. Esatto. E non erano per noi, Matteo, perché io e lui pensavamo, siamo arrivati, certo. Ma voi vedete che oggi invece no. No, amici, questa volta è andata male. Peraltro vi vediamo così, tutti infricchettati, vestiti benissimo, ma così non è per la foto che avete caricato poco tempo fa su Instagram, ma di questo ne parliamo tra pochissimo, perché si parla di stelle qua ultimamente. Certo. Ma che vestiti avevano, scusa? Guarda, ci penso.